Sud. Una città moderna coi valori tradizionali del Sud. Non avevo previsto fino a dove si sarebbe spinta. Cos'era pronto a fare? Visita lo storico French World e gusta la cucina locale in uno dei nostri ristoranti di lusso. Non bastava ucciderli. Lincoln Clay li ha usati per mandare un messaggio. O passa il pomeriggio al Bayou e immergiti nel suo splendore naturale. Sal Marcano non aveva idea di quello che avrebbe scatenato. New Bordeaux. Divertimento sicuro per la famiglia. Scegliela per le prossime vacanze. Questa città è sopravvissuta alla guerra del 1812, alla guerra civile, Dio sa quanti uragani. Ma quando Lincoln Clay decise di attaccare la mafia, inflisse più danni di tutte le guerre e gli uragani messi assieme. La madre di Lincoln lo abbandonò nel 1947, quando aveva più o meno 2 anni. Pare che lei fosse dominicana. Ha sempre pensato che il padre fosse bianco, forse italiano, non che importasse. A quei tempi, se sembravi nero, eri nero. Un po' come oggi, in fondo. Rimase all'orfanotrofio fino al 1958. Lei quando conobbe Lincoln Clay? Nel 1966. Gestivo le operazioni segrete dal Laos per la CIA. Mi venne prestato tramite una task force congiunta CIA-Dipartimento della Difesa. Era un bambino tranquillo. Un bravo bambino. 2 Purple Heart, una Bronze Star e la Distinguished Service Cross. Ha servito il paese con onore ed eccellenza. Quando la città chiuse l'orfanotrofio, iniziò a frequentare Sammy Robinson. Sammy comandava la mafia nera a Delray Hollow. Non che mi facesse piacere, ma gli orfani di colore non avevano molte possibilità allora. I ragazzi come Lincoln, che sono stati abbandonati, sono sempre alla ricerca di una casa. Di un posto in cui sentirsi a casa. Credo che pensasse di trovarla nell'esercito. Il problema è che, una volta persa, poi non la ritrovi più. Quando tornò dalla guerra, Lincoln andò a vivere a casa di Sammy. E Sammy doveva parecchi soldi alla mafia italiana. Quindi gli serviva l'aiuto di Lincoln. È un vero peccato ciò che è successo. Mi spezza il cuore. Dico comunque che è una delle cose più folli che abbia mai sentito. Usare dei soldi veri per derubare un posto. Cazzo, no, non sono soldi nostri. Vengono da Scaletta. E poi non sono niente rispetto a quelli che tireremo fuori di là. È tutta qui la roba da bruciare? C'è già. Prendi le chiavi del camion e portiamo via il culo da qui. Link, prendi le chiavi. Sono sicuro di volerlo lasciare così. È arrivato col furgone, l'avevamo chiesto. Oh, è finita. Merda.
dobbiamo muoverci. Hai le chiavi, quindi guida. Forza, leviamoci dalle palle. Forza Lincoln, stiamo sprecando tempo. Andiamo, forza, il tempo passa. Guida bene verso la città. Non vogliamo poliziotti attaccati al culo. Il mio vecchio voleva che lasciassimo viva una delle guardie per depistare i federali. Come dici tu, perché rischiare? E poi se c'è una cosa che ho imparato in Vietnam è che se qualcuno è disposto a cambiare fazione, probabilmente lo farà una seconda volta, mettendotelo nel culo. Dimmi un po', qual è la cosa più assurda che hai visto laggiù? Meglio se non lo sai. Senti, io sono un contribuente e ho il diritto di sapere come vengono spesi i miei soldi. Ah, Giorgi Marcano paga le tasse. Certo che sì, cazzo. È così che hanno beccato Al Capone. Non voglio finire al fresco per una stronzata simile. Allora, vuoi rispondermi o no? Eravamo sulla costa del Quang Nai a fare evacuare i civili prima che arrivasse il nemico. Comunque, li stiamo caricando su una nave medica e arriva questa donna. Aveva un bambino sotto un braccio e sotto l'altro un maiale. Inizia a salire sulla rampa. La ferma un soldato e le dice: attirerai gli sbirri! Dove ero rimasto? Inizia a salire sulla rampa. La ferma un soldato e le dice che può portare solo uno dei due. Quindi lancia il bambino in acqua. Il soldato si incazza. Dice a qualcuno di tuffarsi a prenderlo. Urla addosso alla donna e le chiede cosa cazzo le fosse saltato in mente. Sai cosa gli ha detto? Gli ha detto: posso sempre fare un altro bambino. Cristo santo! Sei tu che hai insistito. Credevo che mi avresti raccontato la storia di un tizio a cui era saltato in aria il cazzo o roba del genere. Porca puttana! Non era colpa sua. Non è come pensi. Le condizioni lì... Cristo, pensaci. Un giorno hai del bestiame e ti occupi del tuo riso. E il giorno dopo è tutto raso al suolo dalle bombe. Se la metti al muro, la gente fa di tutto pur di sopravvivere. Spero almeno che quel maiale fosse ovvio. Continua a investire gente, gli sbirri ci roteranno! Ti svegli? Comunque, le guardie probabilmente non gradiranno vederti entrare così armata. Lascia tutto sotto il sedile. Vediamo se questi documenti falsi valgono qualcosa. Andate alla banchina di carico. Questi qui a volte non sono proprio capaci di tenere a freno la lingua e... Non è la prima volta che mi chiamano negro. Lo so, e sappi che se lo faccio anch'io non è una cosa personale. Quello che mi interessa è mettere le mani su quei soldi. Segnale per muoverci e quando dico qualcosa sul calcolo. Tutto a posto.
Si va. Mettete i documenti sul vetro. Siamo della squadra di incenerimento. Che cazzo ci fa questa merda? Azione positiva. Sai come? Questo paese sta finendo nel cesso. Puoi seguirmi. Tu invece vai e prendi quelle borse sul furgone. Portale all'inceneritore. Quanto avete addosso? $238,546. Piccolo caso. La signorina Gale ti chiamerà in ufficio quando avremo fatto e ti confermerà la consegna. Grazie mille. Devi dichiarare quel fucile. Hai qualcosa addosso? Ancora in prova. Bene. Un problema in meno per me. Puoi riprendertelo quando esci. L'inceneritore è nel seminterrato. Da questa parte. Non vi ho mai visti da queste parti. Sono stato in Georgia. Lui è appena uscito dal servizio. È più di un anno che mio cugino cerca di farsi prendere. È partito due volte con la marina, ha le medaglie che gli escono dal culo e il governo gli ha risposto grazie, ma no, grazie. È la più grossa stronzata che abbia mai sentito. Il morato di Dio non trova lavoro, mentre un negro che barcolla viene assunto al volo. Spero che non vi stiate facendo le seghe a vicenda là dietro. Vaffanculo. Che cazzo? Non credevo avreste così tanto. Washington lo sposta in continuazione con la scusa della guerra. Oggi è qui, domani va a Dallas, poi torna indietro. Non capisco che senso ha. Eccoci qua. Metti i sacchi su quel tavolo. Non l'ho mai fatto prima. Pensavo fosse più grande. L'importante è che funzioni. Dà problemi solo quando si intasa la canna. Cazzo, che caldo che fa. Usavamo il carbone, ma un annetto fa siamo passati al cherosene. Ha una fiamma più costante. È venuto un tipo e ha provato a convincermi a passare al cherosene. Gli ho detto che non mi... Dio, quello sì che era un coglione. Dobbiamo muoverci. Danny ed Ellis arriveranno a momenti. Un attimo solo. Occupati delle guardie. Vedi di non fare casino. Non voglio ritrovarmeli addosso. Lo so fare il mio lavoro. Ho chiamato ieri sera, ho detto in due settimane. E l'uomo, si chiama John, inizia a darmi addosso. Mi dice che contro... Dobbiamo aprire questo cavo. Cazzo, spero che la combinazione di scalette